Ciao a tutti, quello che state per vedere non è un nuovo video, nel senso che ho girato da poco, però questa parte lo è. Penso che vedrete il video più o meno un paio di giorni da questa parte. Mi sembrava doverosa un'introduzione perché con tutte le condivisioni, visualizzazioni e in parte anche donazioni che ho avuto, mi dava una brutta sensazione non ringraziare, quindi ho deciso di inserire questo piccolo spezzone all'inizio per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso, commentato e donato, e anche quelli che lo faranno nel futuro. Mi raccomando, non datevi fretta perché il maggiore aiuto è la condivisione. Io vi saluto e vi lascio alla sigla. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. So che molti di voi si interfacciano a YouTube con l'intento di rilassarsi e la voglia di riflettere molto spesso non c'è. Però, visto che il pubblico di YouTube stesso sta diventando sempre più giovane, io mi ero già sentito in dovere 2 anni e mezzo fa, quasi 3, di fare questo video. Poi, in una delle mie sospensioni è stato uno dei video cancellati. Ora mi propongo e prendo l'impegno di rifarlo e pubblicarlo in tempi utili, quindi spero non 5 mesi, ma un po' meno. Siamo alla fine di marzo. Spero di metterci un po' meno. Si tratta di un'esperienza che io ho vissuto molti anni addietro. Pressappoco ero appena maggiorenne, cambierò tutti i nomi e non darò riferimenti precisi nel timore che questo video sia visto dalle persone sbagliate, però ripeto, devo parlarne. Ero molto giovane, quindi molto inesperiente di quello che il web offre, della doppia faccia che il web offre. Avevo aperto un blog su una piattaforma molto famosa. Proprio blog, non vlog, non vi confondete. E questo blog mi stava portando a conoscere diverse persone. Tra questi ce n'è stata una che ha preso in giro un sacco di persone, ma le vittime principali sono state due: io e una ragazza. Una ragazza del quale questa persona si era innamorata. Però la primissima cosa che ha fatto, che tutti abbiamo scoperto molto dopo, è di corteggiare questa ragazza con una identità maschile. Una identità maschile totalmente inesistente, per la quale, per creare la quale questa persona ha preso dei dati veri e li ha cambiati a proprio piacimento. Contemporaneamente, non soltanto prendeva in giro questa ragazza, facendole credere appunto che ormai la sua precedente relazione, che non esiste, fosse finita, ma si stesse innamorando di lei, ha preso in giro anche me a livello di amicizia, però con la stessa identità maschile. Contemporaneamente, io seguivo anche il blog di una sua finta identità femminile, di una studentessa universitaria che non è mai esistita, e a un certo punto ha cercato anche di allacciare queste due identità in una maniera che però non spiegherò, altrimenti viene troppo lungo. Io ero in un periodo molto critico, non avevo ancora fatto coming out, però avevo già rapporti pessimi con la famiglia. Ero già stato abbandonato da tutti gli amici dell'adolescenza e questa ragazza, perché poi alla fine è una ragazza, si è approfittata di questa cosa. E la cosa sorprendente è che, sebbene fosse più piccola di me ai tempi, rispondeva anche in maniera molto matura, solo che ha dato diversi segnali che io dovevo capire.
per i quali io dovevo capire che non esisteva. Il primo fra questi è stato il rifiutare sempre la webcam. Lo so che alcune persone fanno il collegamento errato della webcam ad attività di intimità virtuale, però veramente quando intrattenete dei rapporti importanti di qualsiasi tipo, o meglio rapporti che diventano importanti di qualsiasi tipo con persone conosciute sul web, dovete chiedere loro di farsi vedere. E al primo segnale di qualcosa che non vi torna, che potrebbero essere mille cose, potrebbe essere reticenza a mostrare la webcam, reticenza per esempio a parlare, reticenza nel vedervi oltre che farsi vedere, cioè chiudete ragazzi, chiudete. Oltre a fingersi un ragazzo, oltre a puntare sulle mie debolezze di quell'età che stavo scoprendo di essere gay, le due cose più atroci che ho fatto sono state queste: inventare una malattia grave per cui diceva di non parlare, per cui aveva preso una delle schede aziendali del padre. E quando noi ci chiamavamo, tra molte virgolette, lei premeva i tasti invece di parlare. L'altra cosa, molto grave, per cui io non la perdonerò mai, ma anzi mi fa pena perché è una persona piccola, è stato promettermi un incontro, ma non solo con lei barra lui, ma anche con altre due persone che non esistono, cioè una coppia di amici che si è palesemente inventata, dando anche loro dei nomi che io non riporterò. E quindi io aspettavo per quel maledetto giorno tre persone. Ora, questa immonda cosa ha fatto? Sapendo che avevo una famiglia particolare che quella visita non l'avrebbe mai approvata, perché nella casa dove sono cresciuto le visite non erano gradite a prescindere, cosa ha fatto? Ha aspettato fino a tipo un giorno prima, 2 giorni prima, e poi ha detto: mi dispiace, ma se la tua famiglia non è d'accordo, preferiamo non venire. Tra l'altro, come atterraggio, aveva previsto una città che non è aeroportuale, vicino a dove abitavo io, quindi anche questo mi doveva far pensare. Mesi dopo, molti mesi dopo, ho scoperto che appunto questa identità maschile non esisteva. La sua coppia di amici era totalmente inventata, non esisteva, e quindi relativi figli non esistevano. Ma anzi, questa persona rubava anche foto per dare un'identità alle persone che si era inventate, compresa la studentessa universitaria che non esisteva minimamente. E a un certo punto questa storia perché come ha avuto una fine? Perché questa ragazza è stata scoperta da un familiare, non dirò che tipo di familiare. Un familiare che le ha tolto internet. Le ha tolto internet e soprattutto ha chiamato quella poveretta che si era innamorata di lei credendo che fosse un uomo. Questa storia per me è ancora superata. L'unico motivo, adesso mi viene da ridere, per cui vedete un occhio lucido è che in questo momento ho un po' di allergia. Perché siamo in primavera ormai, finalmente, dico. Però mi sentivo veramente in dovere di pubblicare questo video per dire soprattutto ai più giovani: state attenti, usate la rete con criterio, con giudizio e incontrate sempre in luoghi pubblici, mai a casa la prima volta, mai. Mai a casa la prima volta, a meno che veramente non aspettiate. Però se è uno con cui avete chattato il giorno prima, vi incontrate il giorno dopo, andate al bar. Andate al bar,
andate al bar, vi bevete una cosa, anche perché se uno vi vuole fare del male al bar, si espone in pubblico e sa che non è il caso, andate al bar, studiate la persona, vedete bene, poi se vi rivedete, occhio, attenzione, questo è il messaggio della mia story time, fate attenzione. Basta, sono già venuti 10 minuti senza tagli, vedrò di farlo durare ancora meno, spero che si capisca qualcosa. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!